Lavoro terminato. Le cuciture vecchie, distrutte, completamente sparite e rinnovate. È piaciuto molto il discorso del marrone e nero, quindi non mi serve neanche modificarlo. Dopo il trattamento a cera, seppur non so se è la cosa migliore da farsi, svolge il suo compito, non sparina più ed è compatta. La cerniera comunque l'ho rivestita, non l'ho lasciato l'ottone a vista, ho preso ancora un altro pezzo di cintura e l'ho incollata sopra la cerniera, così mi sembra più vintage ancora. Dentro, a richiesta, non ho modificato nulla, si vedono ovviamente i rivetti con i quali ho ancorato la cerniera. Viene su un odore di cera che è un piacere, però sono completamente piatti, belli lisci, mi ha detto che gli va bene così, tanto ci butta dentro al massimo vestiti dal palco scenico o cose che servono per fare la scena in quel momento, e quindi per lui non era un problema se rimanevano a vista. Buona, sono molto contento. Una volta le scale facevano paura. Sono riuscito a lui ad ottenere un bel risultato. Ma invece detto che le fatte non avevano. Le stuccature bianche non si vedono tanto, poi con un po' di usura nel teatro spariranno, si confonderanno di più. E anche il graffi qua era completamente graffiato in maniera profonda, sono riuscito a farlo più o meno sistemare e direi che il risultato a me piace, a mio fratello piace. Questa è stata l'unica cosa che non sono riuscito a, perché avrei dovuto carteggiarla in maniera profonda e avrei dovuto proprio cambiare il colore alla valigia, quindi per cui quello, ho stuccato i buchi più profondi e basta. Buona, finito. Spero che vi piaccia, spero che potrate trovare qualche suggerimento, qualche idea, se dovete anche voi, diciamo così, ristrutturare una vecchia valigia, su come si possono, pur non andando a comprare materiali apposta, anche con delle vecchie cinture, un po' di cera, si può ottenere un ottimo risultato. Vi saluto appassionati, alla prossima!